Finisce 0-0 al Blasone di Foligno il match di alta classifica fra la capolista Vis Foligno e la Clitunno. Una partita con pochi spunti di cronaca, tutto sommato. Questa è la prima conclusione della Vis Foligno con la palla che se ne va sul fondo. Guardate come piove, davvero difficile giocare a calcio in queste condizioni. Ne esce una mezza mischia al 38esimo che il portiere Pioli agguanta in presa. Con le immagini andiamo al secondo tempo, sesto minuto, tiro pericolosissimo da parte di Acciarini, il pallone che se ne va di poco fuori. La risposta degli ospiti con questa conclusione al 18esimo che il portiere può tranquillamente controllare, poi batti e ribatti in area di rigore, ancora il tentativo di tiro del numero 5 del padrone di casa Roani e palla che se ne va sul fondo. Con le immagini andiamo all'ultima opportunità, il 44esimo della ripresa, si fa per dire opportunità, tiro centralissimo che Pioli para senza problemi, finisce 0-0. Per quanto riguarda la partita, è stata una partita equilibrata con poche occasioni da entrambe le parti. Il risultato del pareggio è giusto, io credo che forse davanti sia noi che loro abbiamo fatto un po' qualche lacuna, perché sì è vero, cioè abbiamo le difese più forti del campionato, però le occasioni abbiamo create molto poco. Però andiamo avanti, un buon pareggio contro la prima in classifica, speriamo bene le prossime partite. Buonasera a tutti, eccoci di nuovo a commentare la nostra partita. Devo dire una gran bella partita, una partita corretta, due squadre che hanno fatto onore al calcio in queste categorie. Penso che alla fine di tutto possiamo dire che il risultato lo accettiamo volentieri, è stato un pareggio sostanzialmente giusto. Nel secondo tempo ci abbiamo provato noi molto di più, però finalizzando magari poco rispetto al volume di gioco che abbiamo creato. Nell'insieme sono soddisfatto dei miei ragazzi che hanno fatto una bellissima prestazione su un campo che poi strada facendo è diventato anche piuttosto difficoltoso a causa della pioggia che è scesa abbondantemente nel corso della partita stessa.